C'era una volta in una casa di Via delle Magnolie un coniglio fatto interamente di porcellana. Il coniglio si chiamava Edoardo e pensava di essere una creatura eccezionale. Edoardo non era cattivo, era viziato. Cosa ne pensi di questo completino? Ti sta così bene? Le coccole e i complimenti che riceveva ogni giorno gli avevano fatto credere di essere un principe e di vivere in un mondo meraviglioso. Come può una storia avere un lieto fine se non c'è l'amore? L'amore? Che cos'è l'amore? Ogni mattina, dopo essersi preparata per andare a scuola, Violetta vestiva anche Edoardo e in ogni vestito c'era un taschino per l'orologio d'oro, orologio che Violetta caricava ogni mattina. Guarda, Edoardo, tornerò a casa da te quando la lancetta piccola sarà sulle 3 e quella lunga sulle 12. Aspettami seduto qui. E finalmente arrivò il giorno in cui Edoardo, Violetta e i suoi genitori andarono al porto e salirono a bordo della nave. Edoardo era rimasto incantato a guardare il mare che vedeva per la prima volta. Edoardo, torna qui! Ma come faccio? Giusto un attimo prima di piombare in acqua. E poi cominciò a scendere, giù, giù, sempre più giù, finché si appoggiò in fondo al mare e tutto divenne buio. Accidenti! Speravo di aver preso un grosso pesce, invece ho pescato un coniglio di porcellana. È carino, lo porterò a mia moglie Nella, sono sicuro che le piacerà. Come sei bella! Ti chiamerò Susanna e ti metterò anche un bel abitino. Che differenza fa? Se proprio vuole, sarò Susanna. Hai stregato il babbo e la mamma, brutta coniglia. So io dove portarti. Vediamo se anche oggi riesco a trovare qualcosa. Un coniglio di porcellana. Lo porterò con me. Guarda, un pupazzo di coniglio. La vecchia lo appese ad un palo di legno piantato in mezzo al campo ed Edoardo divenne uno spaventapasseri. Che cosa ci fai lì impalato? Andiamo? Allora, dai. Questa notte verrò a prenderti e ce ne andremo in città. Quando sei entrato qui, avevi fame e adesso devi pagare. Non mi faccio certo prendere in giro da un coniglio ballerino, io. Sono disposta a perderlo purché non venga gettato via. Se lo ripara, glielo lascerò. Il negozio era pieno di bambole. Non voglio più saperne dell'amore. La vita senza amore non ha senso. Il mio orologio. Sono Violetta. Mi riconosci?